Ciao ragazze, nuovo video haul, vi faccio vedere alcuni acquisti che ho fatto. Sono solo due acquisti miserini. Uno tra l'altro l'ho fatto di sotto la mia mamma. Però ci tenevo a farvelo vedere, perché è molto carino, anche se in realtà non indossato, non rende l'idea come indossato. L'acquisto che ho fatto ieri sera da mia mamma è un abito che lei ha preso al banchetto a 4 euro e che non ha mai messo, diciamo, l'ha solo provato, ma a mio papà non piaceva per andare a ballare, quindi l'ha lasciato a me e volevo darle 2 euro, poi alla fine mi ha detto no dai, almeno 3 euro, vabbè 3 euro, però è molto carino. Vi dirò la verità, proprio indossato fa un effetto bellissimo, sembra un po' a stile Alice nel Paese delle Meraviglie. La canotta sotto è semplicissima bianca, fatta vestito, e la cosa bella è sopra, anche se purtroppo, ripeto, vista così non rende l'idea. Comunque l'abitino è così trasparente, lei ovviamente gli taglia le etichette, a pois azzurri, guardate sotto, è lungo e poi al pizzetto. Cosa succede? Quando voi lo indossate, vi farò comunque un outfit, resta sotto la canottierina bianca fino a un pezzettino sopra il ginocchio, e poi c'è un pezzo così solo di tulle azzurro a pois che sembra quasi un effetto, insomma, un effetto cupcake, non so come dirvi, comunque è bellissimo e purtroppo visto così non rende l'idea, però preparatevi presto per un outfit e poi la sua cinturina che io sostituirò con un'altra cintura un po' più carina. Poi invece da Tank Fashion, tra l'altro è lo stesso giorno che ha preso anche la Mary, la siamo stata telepatica, abbiamo fatto due acquisti sincronizzati anche se non sapevamo che, cioè io non sapevo che lei era andata alla Tank, lei non sapeva che io sarei andata alla Tank. Ho comprato una tuta Salopette. No, non è salopette, è solo una tuta, non diciamo scemenze, una tuta di jeans, perché io adoro le tute in jeans, adoro un sacco questo genere di cose, diciamo, di vestiti, cose in jeans, tute, salopette, eccetera, eccetera, però sempre di costi molto alti. Questa l'ho trovata in super sconto nel reparto outlet della Tank di Pisonie, che è l'unica che ha reparto outlet, della marca Ozone, che costava 39,99 euro taglia S, l'ho presa a 10 euro, quindi l'ho voluta assolutamente comprare e anzi la metterò in questi giorni adesso, magari con sotto una t-shirt, una canotta. È molto carina, adesso capire un po' come si allaccia. Sto pensando, ok, dietro ha lo scollo, o davanti, no, davanti ha uno scollo, diciamo, a V da mettere con sotto una t-shirt. Comunque, guardiamo se riusciamo a combinarla. Deve essere fatta così, questo è il dietro. Ma non si capisce, devo anche questa farvela vedere indossata. Comunque deve essere una cosa di questo tipo. O davanti o dietro così. Di jeans. Sì, davanti perché ha le tasche. E poi al pantalone con l'elastico sotto, l'elastichino. Molto carina questa, da vedere indossata con un tacco. Però insomma è un outfit un po'. Sono di. È un video un pochino stupidotto perché non si vede niente. Ne approfitto anche per farvi vedere l'outfit perché indosso questo vestitino così dalmati. Che ho preso appunto al banchetto 4 euro, gli orecchini, ho scelto questi qua molto tenui, rosini, choker dorato, capello liscio. Sabato finalmente vado a fare la tinta, non vedo l'ora. E poi c'è il vestitino molto carino con i dalmati che ho impreziosito con questa cinturotta in vita fusciacca e gli stivaletti beige, questi qua con il tacco traforati, e come borsa la Michael Kors, così. Molto carino, delicato, sui toni del beige. Questo beige non mi dà fastidio perché è quasi un giallino. C'è altri tipi di beige che non mi piacciono indossati. Questo invece come colore non mi dispiace, anche se ho i capelli platino. Spero che il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere cosa ne pensate dell'outfit. Ci vediamo nel prossimo. Ciao!